Gli inizi sono sempre così. Qualcosa che prima non c'era, magari era solo nei sogni. E poi improvvisamente accade. Ed è bellissimo farne parte. Camminavo in centro a Roma e a Piazza Lancellotti ti ho sentito per la prima volta spingere il piedino contro la mia pancia. Era il 1993. I primi passi li hai fatti, me lo ricordo bene, in un grande edificio su Via Longoni. Avevi deciso che era il momento di andare. Qualcosa di simile è successo qualche anno dopo. Avevi 7 anni. Stavi parlando con papà del lavoro che avresti fatto da grande. Perché sei ingegnere? Gli hai chiesto. E lui: mi piace trovare soluzioni ai problemi delle persone. Allora anch'io, se voglio aiutare gli altri, devo diventare ingegnere? E lui ti ha risposto che non ha importanza il tipo di lavoro che si sceglie. L'importante è l'amore con cui lo si fa. Va bene, allora farò l'ingegnere. L'attenzione agli altri è una cosa che ha sempre fatto parte di te. Ricordi quella volta che hai visto una nonna da sola in strada e hai voluto accompagnarla fino a casa? Portalo sempre con te, questo senso di vicinanza alle persone, soprattutto a quelle più fragili. A 15 anni, nel 2008, sei andata a visitare il campus biomedico con la tua scuola e te ne sei innamorata. Mi ricordo ancora che dicevi: un albero, capite? Un albero vero nella hall di un policlinico, come l'immagine viva di un gesto d'amore per le persone e per il pianeta. Avremmo scoperto più avanti che quell'albero aveva radici speciali, fatte di sogni. Il sogno di Don Alvaro, da cui tutto è cominciato. Il sogno di ogni persona che avesse alzato lo sguardo, attraversando la porta d'ingresso. E qualche anno dopo eri di nuovo lì, matricola dell'università. Il giorno dell'inaugurazione nel nuovo edificio del Trapezio, mentre tutti ascoltavano concentrati, io e papà ripensavamo alle tue parole in quarta elementare. Il Trapezio è il poligono più simpatico in assoluto. È passato qualche anno e tutte le tue aspettative, i tuoi sogni, hanno trovato la loro forma concreta, quella di una mano. Restituire alle persone amputate la sensazione di toccare di nuovo gli oggetti, le cose che noi tocchiamo tutti i giorni. Perché è lì, hai detto, nelle piccole cose ordinarie che la scienza è chiamata a dare le risposte più grandi. Poi ci sono stati i work camp in Perù e Tanzania che ti hanno aperto al pianeta. La visita del presidente Mattarella o quella volta che sei stata scelta per dare il benvenuto agli studenti della nuova facoltà in Scienze e Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile e One Health. Tutta la notte a preparare il discorso, costruire un'innovazione sostenibile al servizio del bene e farlo insieme. Ci sono stati anche momenti difficili, come quando il Covid ha svuotato le aule. Ma papà ti disse che per ogni sedia vuota in università c'erano 100 piccoli miracoli che venivano compiuti da tutti voi nel cuore e nel corpo delle persone. Attraverso la ricerca che vi ha portato ad individuare, primi al mondo, la mutazione del virus. Attraverso il Covid Center, dove medici, infermieri e personale sanitario passavano intere giornate lottando con un nemico sconosciuto. Attraverso la cura a domicilio, per le persone più fragili. Non ti sei mai arresa e so che, anche a distanza, con l'aiuto della tecnologia, sei riuscita a trasmettere l'amore per la conoscenza. Oggi siete di nuovo in presenza, con un'energia rinnovata e ancora più progetti per il futuro. Non solo nuovi edifici e nuovi spazi per crescere in armonia con ciò che vi circonda, ma anche l'impegno per un'innovazione sostenibile e internazionale, fondata sulla ricerca. Chi l'avrebbe detto? Da quel giorno in cui hai tirato il tuo primo calcetto, sono passati 30 anni. Sei diventata grande. Buon compleanno, Sofia. Porta i nostri auguri anche alla tua università, che fa parte a pieno titolo della nostra famiglia. In fondo, entrambe siete nate da un sogno, crescendo insieme nel corpo e nello spirito. Con lo sguardo sempre rivolto alle sfide del domani.